Benzinai sciopero oggi e domani contro il fenomeno del cosiddetto pieno illegale. L'adesione in provincia di Como oggi ha sfiorato l'80%. Sono molto soddisfatta della buona adesione alla mobilitazione, ha spiegato Daniela Maroni, presidente provinciale della categoria per Confcommercio e vicepresidente nazionale. Nelle città dove le associazioni funzionano, l'adesione è stata quasi totale. Lo sciopero indetto dalla Confcommercio, Confesercenti e CISL interessa gli impianti di rifornimento carburanti sia sulla rete ordinaria che autostradale e proseguirà per l'intera giornata di domani. Secondo quanto riferito da Confcommercio, i prodotti clandestini rappresenterebbero addirittura il 15% del carburante erogato, miliardi di euro sottratti al fisco e alla collettività, milioni di litri di carburante di dubbia provenienza e quindi di dubbia qualità immessi nei serbatoi degli automobilisti. La politica ha ascoltato, abbiamo ricevuto rassicurazioni e a breve seguiranno degli incontri, continua Maroni. Dobbiamo riuscire a lavorare con dignità, le compagnie petrolifere devono mantenere gli accordi presi. Lo sciopero, come detto, continuerà anche nella giornata di domani.